Storia della mafia americana di Fabio Fabiano. Musiche di Thomas Nicosia. Nick Gentile. Devi essere forte, coraggioso, crudele per vivere in quel paese. Queste sono le parole di Nicola Gentile a proposito della vita negli Stati Uniti. 19 settembre del 1963. Nicola Gentile, inteso anche U Carretteri, il carrettiere, poiché manteneva i rapporti ed i contatti tra le varie famiglie mafiose americane, da un capo all'altro dell'America. Fu conosciuto negli Stati Uniti d'America come Tacca, in Sicilia come Zucola, lo zio Cola. Si fece un'importante reputazione di mediatore nei disaccordi tra le famiglie mafiose rivali, viaggiando regolarmente da uno stato all'altro come pacificatore. Per questo motivo si guadagnò rispetto e credibilità, contribuendo alla creazione di alleanze strategiche. Nacque il 6 giugno del 1885 a Siculiana, provincia di Agrigento, da Antonio e Maria Zarbo. Emigrò clandestinamente negli Stati Uniti d'America nel 1903, all'età di 18 anni. Come tanti immigrati, approdò a New York. Lì ebbe contatti con un gruppo di mafiosi di Siculiana, che operavano tra New York City, Philadelphia e Kansas City. In queste città il loro business era la commercializzazione di falsi tessuti. Dopo alcune settimane il giovane Gentile raggiunse il fratello a Philadelphia, il quale già faceva parte della locale cosca mafiosa. Anche egli, nel 1905, dopo due anni, venne affiliato alla famiglia mafiosa di Philadelphia. Come abbiamo anticipato, Gentile fece diversi viaggi tra le due sponde dell'oceano, finalizzati a curare i suoi affari commerciali e a rafforzare i suoi contatti con i mafiosi dei due continenti. Nel 1909 tornò in Sicilia, nella natia siculiana, dove rimase per due anni, trascorsi i quali ritornò in America. Nel 1913 fece un breve ritorno in Sicilia per poche settimane. Nel 1915 fu nominato capodecina dal boss Gregorio Conti di Pittsburgh. Conti guidava un'organizzazione mafiosa di siciliani e calabresi. Con il nipote Peppino Cusumano gestivano un negozio all'ingrosso di vini e liquori. Gentile, pertanto, decise di trasferirsi lì. La famiglia mafiosa a cui apparteneva Gentile difese dei potenti uomini d'affari siciliani di Pittsburgh, legati al commercio di prodotti tipici, con cui lo stesso Gentile aveva dei forti interessi. Proprio a Pittsburgh avvennero una serie di eventi criminosi che fecero aumentare il potere, il rispetto e la considerazione di Gentile, tanto che venne promosso a consigliere della famiglia di Pittsburgh. Egli assassinò assieme a un altro affiliato un malavitoso rivale che si era permesso di accoltellare un importante imprenditore sotto la loro protezione, tale Salvatore Catanzaro, soprannominato il re delle banane di Pittsburgh, originario di Termini Merese, Palermo. Nei giorni successivi la cosca eliminò con una serie di omicidi i complici e il resto della banda rivale. Si trattava di un gruppo della camorra napoletana guidato da Ferdinand Mauro. Il suo primo arresto in America fu registrato nel 1915 per aggressione, omicidio ed estorsione. Nel 1919, durante un suo breve soggiorno a Siculiana, Gentile ebbe un incontro con Joseph Lonardo, capomafia di Cleveland, che giusto in quel periodo soggiornava nella sua natia Licata. Lonardo gli propose di unirsi a lui nel racket del contrabbando di bevande alcoliche in tutto lo stato dell'Ohio e a Cleveland. Negli anni venti, Gentile fu coinvolto nel nascente contrabbando di alcolici come capo della commissione criminale delle famiglie mafiose di Kansas City, Cleveland e Pittsburgh. Nel 1920 il capomafia Joseph Joe Grande Lonardo diede ordine di uccidere Gentile. Infatti i due erano diventati concorrenti nell'attività di contrabbando. Gentile ad ogni modo riuscì a sfuggire all'agguato mortale. Lonardo si alleò con la famiglia di Salvatore D'Aquila, mentre Gentile si alleò con Umberto Valenti e Salvatore Mauro,
esponenti di spicco della famiglia Morello, di New York. In quel periodo Mauro e Valenti si schierarono contro Masseria per il controllo della famiglia. Tra il 1921 e il 1922 sia Mauro che Valenti furono assassinati dagli uomini di Joe Masseria, che divenne così il capo incontrastato della famiglia. Per dirimere la controversia con Leonardo, Gentile fu aggregato alla famiglia Masseria, diventandone uno dei membri di spicco. Gentile tornò nuovamente in Sicilia nel 1927, restando fino al 1930. Al suo ritorno a New York era già scoppiata la famosa guerra castellammarese tra Salvatore Maranzano e Joe Masseria. Masseria, riconoscendogli le doti di mediatore, lo incaricò di negoziare la pace con Maranzano e i castellammaresi. Dopo il suo intervento si ebbe una breve tregua di qualche settimana, ma subito dopo la faida riscoppiò, più sanguinosa di prima. Gentile entrò nella sfera di influenza di Lucky Luciano, diventato uno dei suoi più stretti collaboratori, gestendo il gioco d'azzardo ed altri lucrosi racket. Con Lucky Luciano ed altri boss emergenti organizzarono gli omicidi di Masseria prima e Maranzano poi, mettendo così fine alla guerra castellammarese. Tra Gentile e Vito Genovese, ovvero il vice capo della famiglia Luciano, sorsero alcune incomprensioni. Così nel 1935, grazie ai suoi stretti legami con Vincent Mancano, capo della omonima famiglia, e con alcuni dei suoi leader come Joe Biondo e Albert Anastasia, suoi vecchi amici, si decise di aggregarsi in questa famiglia, conosciuta ai giorni nostri come la famiglia Gambino. Per non fare scoppiare una nuova guerra di mafia, Mangano gli raccomandò di non avere contrasti con Genovese. Nel 1937 Gentile organizzò un grosso traffico di eroina in società con Vincent Mancano, Joe Biondo, suo genero Charles La Caipa, detto Nasone, nativo di Porto Empedocle, e altri importanti mafiosi. Gentile quindi si recò prima in Texas e poi a New Orleans, città dove pochi mesi dopo fu arrestato dai federali. Fu trovato anche in possesso di importanti documenti ed una lista di complici in tasca. Dopo aver pagato una cauzione di $15,000, anziché aspettare il processo, decise di lasciare l'America e rifugiarsi in Sicilia. Al suo ritorno in Sicilia divenne uno dei più potenti boss della famiglia di Siculiana e di tutto l'Agrigentino, con stretti legami con boss del calibro di Giuseppe Settecasi. Durante gli anni della guerra si stabilì a Palermo, dove aprì un negozio di tessuti al civico 268 in via Roma, vicino a Piazza San Domenico. Il negozio era un punto d'appoggio pulito per continuare i suoi traffici di stupefacenti verso l'America, con il gruppo guidato da Luciano, Mangano e Biondo. Nel frattempo, nel 1946, il suo socio e amico Lucky Luciano fu espulso dagli Stati Uniti e rispedito in Italia. Secondo le autorità italiane ed americane, Gentile, Luciano, Rosario Mancino, Pietro Davia e Frank Coppola sarebbero gli organizzatori del grosso traffico di droga verso gli Stati Uniti d'America. Uno dei figli di Gentile si sposò con la figlia di Pietro Davi, uno dei capi del traffico di stupefacenti e del contrabbando di sigarette degli anni 50. Molti studiosi ancora continuano a chiedersi come mai Lucky Luciano e Gentile avessero la possibilità di organizzare rotte del traffico di droga verso gli Stati Uniti. Nel 1949 Gentile e Luciano incontrarono segretamente Joe Biondo a New York. Biondo in quel periodo era il supervisore del traffico di eroina per conto della famiglia Mancano. Un documento dell'FBI degli anni 50 indicava Gentile come uno dei principali trafficanti di eroina negli Stati Uniti, specificando che occasionalmente visitava Roma, dove abitavano alcuni boss mafiosi responsabili del traffico di droga, come Lucky Luciano e Frank Coppola. All'inizio degli anni 60, un rapporto dei carabinieri
invitava i comandi della Sicilia, di Agrigento e Caltanissetta ad esercitare cauta e costante vigilanza sull'eventuale attività di Giuseppe Genco Russo e Nicola Gentile, specie in vista delle prossime competizioni elettorali. Sempre in quel periodo Gentile si incontrava con Lucky Luciano a La Giara, un famoso locale di Taormina, assieme a Rosario Vitali, altro boss e compare di Luciano, rientrato in Sicilia dopo essere stato espulso dagli Stati Uniti ed indicato allora come autore di estorsioni a imprenditori terrieri della natia Giardini Naxos e dei comuni vicini. Nel 1965 il nome di Gentile verrà inserito dalla Guardia di Finanza in una aggiornata lista dei 27 maggiori trafficanti di stupefacenti tra Sicilia e Stati Uniti. Non è chiaro perché nel 1963 Gentile abbia deciso di scrivere le sue memorie dal titolo Vita di Capomafia, con l'aiuto del giornalista italiano Felice Chilanti. Gentile violò platealmente il codice dell'omertà. Soltanto il pentito Tommaso Buscetta fece meglio di lui, dopo più di 20 anni. Egli si riferiva all'organizzazione interna della mafia definendola la società onorata, svelando i meccanismi interni della mafia americana e i segreti della malavita siciliana. Alla fine le forze dell'ordine americane hanno utilizzato i dettagli del libro di Gentile per corroborare le prove di un altro mafioso pentito, Giovalacchi, il quale affermò che le descrizioni di Gentile erano accurate. Il libro fu anche fonte di imbarazzo per il governo americano, rivelando come le forze statunitensi abbiano collaborato con i mafiosi siciliani per aiutare a facilitare l'invasione dell'isola nel 1943 e il successivo sforzo bellico per la liberazione dai nazifascisti dalla penisola italiana. E in tal modo il governo americano aiutò la mafia siciliana a riprendersi dopo la repressione subita in epoca fascista. I mafiosi non apprezzarono la sua iniziativa editoriale e lo condannarono a morte. Ma il clan della famiglia di Catania, che doveva ucciderlo, non lo fece, così come riferì il pentito Antonio Calderone. Alla fine dei suoi giorni, Gentile cadde in miseria e fu sostentato dalla gentilezza dei vicini. Nicola Gentile morì a Siculiana, nel suo letto per infarto, il 6 novembre del 1966, all'età di 81 anni.